sa chiudersi bene quando serve. Penso che il risultato sia giusto. Questo penso sia un grande complimento per l'Albinoletti, perché poi alla fine magari la gente se ne è presa un po' con l'arbitro, anche questo è un fatto positivo per l'Albinoletti, perché l'Albinoletti dovrebbe essere nella logica una partita scontata, invece hanno trovato una squadra di indiani che hanno fatto di tutto per non essere sconfitti, perciò complimenti al Toro, ma complimenti anche all'Albinoletti che sicuramente ha fatto una gran bella gara. Facilmente quest'anno, comunque ci andrà. Cioè, queste sono le gare che ti devono, dalle quali devi trarre i massimi insegnamenti, perché non sarà facile, non sarà semplice, è difficile da venire. Però è chiaro che il Toro è la squadra più forte, però deve dimostrarlo sul campo e non solo a parole. E questo penso sia molto molto importante, però mi sembra un po' che sia l'allenatore che i ragazzi, che la società sappiano che devono sempre dare il meglio di se stessi per riuscire ad andare facilmente in Serie A, altrimenti diventa dura. Quanto manca Mondoni con una panchina? Ma sai, di panchine ne ho, è chiaro che non sono panchine chiacchierate, ma sono panchine nelle quali sicuramente sia con questi ragazzi che con i ragazzini di un oratorio mi danno molte soddisfazioni. Poi dopo per il resto vediamo. Sai, è sempre stato un po' la mia vita. Nella vita sono capace di fare solo quello, ecco perché mi auguro che possa arrivare, altrimenti se non arriverà farà gli stessi. Tipo il giorno di Mondoni sulla panchina del Toro? Io penso che i tifosi del Toro sognano ancora un Toro in Europa, quindi io penso che sicuramente la Serie A è alla portata del Toro, ma poi verrà il patto di formare un Toro pronto per entrare in Europa. Diciamo che è stato troppo bello e purtroppo sono stati troppi anni fa. È ora di ricominciare.